Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 32.400 Vignali, c'è il parere. Chiede di parlare, onorevole Vignali, prego. Grazie Presidente. Accetto l'invito al ritiro che hanno fatto i relatori, anche perché il 32.404 che abbiamo appena approvato aveva le medesime finalità, quindi non c'è motivo evidentemente di farlo bocciare rientrando esattamente in ciò che abbiamo approvato. Grazie. La ringrazio. A questo punto poniamo in votazione l'articolo 32. Dichiaro aperta la votazione. Stella Bianchi, Piepoli, Tancredi, Piras, Ricciatti, Pes. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora al 32.01, Marco Di Stefano. Marco Di Stefano chiede di intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento cerca in qualche modo di trovare una mediazione su quanto si è discusso sulla fascia C, sia alla parafarmacia, no alla parafarmacia. E cerca anche di dare una risposta, secondo me legittima, a chi sostiene che essendoci delle medicine di fascia C, alcuni medicinali particolari, ad esempio gli antitumorali, non è possibile far uscire queste medicine fascia C dalle farmacie, da luoghi che non siano farmacie o da luoghi dove non ci siano farmacisti. Con questo emendamento si propone l'istituzione di un nuovo canale, le farmacie non convenzionate, che intende inserire sul mercato della concorrenza soggetti che già sono pronti e già sono strutturati. Un primo piccolo passo, non prendere in considerazione tutte le parafarmacie, ma prendere in considerazione perlomeno soltanto quelle parafarmacie che sono di proprietà dei farmacisti. Chiaramente queste nuove farmacie non convenzionali devono avere tutti i requisiti, devono avere giuste distanze, devono avere l'obbligo del medico al bancone, e possono diventare farmacie non convenzionali pagando una tassa in percentuale sul loro fatturato che andrà alle farmacie rurali che sono in grande difficoltà. Queste farmacie potranno vendere tutti i farmaci a pagamento con l'obbligatorietà della ricetta bianca del medico, così